Buongiorno ragazze, bentornate sul canale. Siamo a pochissimi giorni da Natale. Mio Dio, non sembra vero, anche il 2017 è passato, non ci posso credere. Comunque, in questo video vi faccio vedere come realizzare questo trucco che è la mia proposta per voi per questo Natale 2017. In realtà l'occhio è molto semplice da truccare e da realizzare. Il focus saranno le labbra che ho realizzato mescolando due liquid catsuit di Wet n Wild. La rossa è la Missy and Fierce, mentre il lagorallo è la Color Corruption. Inoltre vedrete all'interno del video una debacle perché ho utilizzato il liquid di Unicorn come primer per dare una base illuminata alla mia faccia e fa veramente pena. Voi da lì non lo notate, ma io da qui tutto il tempo del tutorial che mi truccavo con lo specchietto a questa distanza notavo tutta la orribile texture che quell'illuminante ha dato al fondo. Orribile. Io la smetto di ciarlare, vado a struccare la base perché è terribile e a rifarla perché tra poco esco. Io vi lascio direttamente al tutorial e ci vediamo la prossima volta. Ciao! Ok, per questo video di Natale iniziamo a fare insieme la base che facevo più o meno da tanti video e iniziamo andando ad applicare un po' di illuminante su tutto il viso utilizzandolo diciamo come primer e utilizzo il liquid highlighter di Makeup Revolution nel colore Unicorn Elixir. Andiamo a applicare il fondotinta. Sono finalmente riuscita a trovarlo, il Photo Focus Foundation di Wet n Wild nel colore Soft Ivory. In realtà ho scoperto che Soft Ivory è chiarissimo, veramente chiarissimo per me, però modulato, fatto un attimino di bronzing, contouring, eccetera, ho notato che riesco un attimino ad adattarmelo, però è veramente chiaro. Lo sto ancora provando perché l'ho preso praticamente tipo 2 giorni fa e l'ho utilizzato una sola volta e quindi non so bene che cosa pensarne sinceramente. Non so bene quali siano i miei sentimenti nei confronti di questo fondo. Considerate che io sono mesi ora che non utilizzo il fondotinta, ma mi sto semplicemente truccando con il correttore perché mi sto trovando decisamente meglio ad utilizzare il correttore come base e non il fondotinta tutti i giorni. Quindi mi sto riservando i fondotinta per le occasioni particolari o per quando sono veramente devastata, come in questo periodo e non so il perché. Ok, secondo me questo fondo con l'illuminante sotto fa veramente cagare. Secondo me però è l'illuminante che fa abbastanza cagare, quindi la mia base adesso fa abbastanza cagare e sono tre. Sto notando che Unicorn Elixir fa veramente cagare. È un colore stupendo, è uno dei miei preferiti, ma fa veramente schifo. Ha una texture stranissima. Se voi ne avete comprati un paio, avete comprato per dirvi Unicorn Elixir e magari uno degli altri colori, potete tranquillamente metterli a confronto come ho fatto io nella review che ho fatto fine estate più o meno. E ho comprato Unicorn Elixir e Liquid Luminous Gold, mi sembra. Usato come base il Liquid Luminous Gold è molto bello perché poi una volta steso sul fondotinta avete questo bagliore dall'interno che è stupendo. Questo qui come base non l'avevo mai provato e volevo dargli una chance. E ho fatto male a farlo durante un video perché adesso io poi, finito il video, devo uscire. Come mi serve? Cioè, ho il naso praticamente che sembra che non faccia uno scrub da 15 anni, quando io lo scrub l'ho fatto ieri. Ok, andiamo a mettere il correttore. Utilizzo il mio ormai preferito Concealer Solution di Debby nel colore 01 Light Beige. Per coprire le imperfezioni vado invece di nuovo di correttore e utilizzo il Photo Focus Concealer di Wet n Wild nel colore, c'è scritto sulla scatola, Light Medium Beige.
detto, in questo periodo sono devastata. Oltre ad avere questi brufoli che si vedono attraverso il fondotinta, ne ho altri che col fondotinta per fortuna non si vedono, e non ho idea di che cosa sia successo, perché fondamentalmente la crema che sto utilizzando adesso l'avevo già utilizzata in passato e non mi aveva dato problemi. Ora non so perché sono a dieta, e allora la mia pelle ha deciso di ribellarsi e dire continuo a mangiare schifezze, perché noi ci trovavamo bene come eravamo prima, o non so che cosa sia successo. Il mio obiettivo è arrivare da 74 a circa 62-63, più o meno il peso di quando ero una piccola scolaretta innocente delle superiori. Vado a dare un po' di dimensione al viso utilizzando di nuovo il Photofocus di Wet n Wild, e stavolta utilizzo il Classic Beige. Vi devo dire la verità, l'unica cosa che non mi piace di questo fondo è la paletta. Io preferisco la pompetta, la paletta mi dà i nervi. Vado a fissare il tutto e utilizzo ovviamente la mia solita fix up in polvere di Fido Makeup. Dalla Vice 4 di Urban Decay vado ad utilizzare questo colore qui, che è Bitter. Con un pennello ampio vado ad applicarlo nella parte esterna della mia palpebra e mi farà da colore di transizione, ma anche da quel colore che farà peekaboo proprio nella parte più esterna del trucco. Lo stesso colore lo vado a sfumare nella rima inferiore. Ora, dalla palette Opulence vado a prendere Get Your Glory e lo vado a sfumare nell'angolo esterno. Lo porto ovviamente sulla mia palpebra fissa e lo diffondo piano piano sempre più nella parte interna della palpebra. Ovviamente porto il colore anche sotto. Vado di nuovo alla Vice 4 e vado a prendere questo colore qui, che è Delete. Vado a concentrare il colore nella parte più esterna dell'occhio per dare profondità. E lo prendo con un pennello abbastanza morbido in modo tale da non concentrare troppo colore. Vado a prendere bagnato ora questo colore qui, che è Fastball. Faccio un paio di strati con Fastball perché è un colore molto sheer, molto delicato, ma è bellissimo. E quindi per mostrarlo al meglio vado a tamponarlo un po' più spesso. Vado a riprendere un po' di Get Your Glory e vado a sfumare insieme il punto dove si incontrano i due colori. Molto molto leggermente. Quindi ne prendo davvero poco 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 sul pennello. Vado ad illuminare l'angolo interno utilizzando Industrial Fortune. Su Industrial Fortune vado ad utilizzare bagnato High Chair. Ora con lo stesso colore vado ad illuminare l'arcata sopraccigliare.
Ok, off camera ho messo mascara, eyeliner e ciglia finte. Come mascara ho utilizzato il Rock and Doll Volume and Eye Opening di Essence e come eyeliner ovviamente il Black Track di MAC, che è praticamente il mio preferito di quest'anno in assoluto. Le ciglia finte le ho prese su AliExpress per provarle e devo ammettere che non sono affatto male. Ora andiamo a finire il viso. Sono ancora troppo cadaverica e ancora si vede la texture orribile dall'illuminante sotto. Vado a fare il mio contouring e bronzing con la Technique Color Fix Bronze Powder e utilizzo questi due colori in alto. Vado a mettere giusto un pizzico di blush e dalla Pro Blush di Pro Artist Freedom vado a prendere questo rosa qua in alto. E lo concentro solo nella parte centrale delle guance. Come illuminante vado a prendere questo di Catrice che è l'Eye Glow Mineral Highlighting Powder in 010 in Light Infusion, nome più lungo, non lo potevano inventare. Questo è un illuminante che può andare bene a chi non piace avere l'effetto palla da discoteca, perché è molto leggero, ma è di un colore fenomenale. Ok, labbra, per questo Natale ci concentriamo sul classico rosso, ma vado a modularlo un attimino. Vado a stendere sulle labbra le due Liquid Catsuit di NYX nel colore Misty and Fierce e Coral Corruption. Vado a stendere la rossa su tutte le labbra e poi al centro vado a tamponare la corallo. No, vabbè. E questo quindi ragazze è il look finito, come avete visto d'effetto sugli occhi, anche se molto semplice da realizzare, abbinato a queste labbra rosse e corallo è fenomenale. Io spero che questo trucco vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e fatemi sapere come vi truccherete voi per Natale. Io in realtà non l'ho ancora deciso, non so neanche che cosa mettere e ovviamente non ho deciso che cacchio di trucco fare. Ragazzi, spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi auguro in anticipo buone feste, buon Natale. Noi ci vediamo per Capodanno per un tutorial dedicato appunto al 31. Io vi mando un bacio enorme e vi invito a seguirmi come sempre sui miei social che sono Instagram, Facebook e se volete anche Snapchat, anche se non lo sto usando da diverso tempo. Qui sotto trovate il link al blog dove cercherò di farvi delle foto dettagliate del look, così potrete vedere da vicino come rende questo look. Non vi farò foto della base perché abbiamo capito che fa veramente pena, però non avevo tempo di struccarmi da capo e rifarla, quindi me la sono tenuta, ma adesso visto che devo uscire vado a struccarmi e la rifaccio velocemente. Qui sotto trovate ovviamente anche il link a tutti i video precedenti, le varie review dei prodotti di cui ho parlato durante il video e ovviamente la lista con tutti i prodotti utilizzati per realizzare questo trucco. Io vi mando un bacione e vi auguro di nuovo buone feste. Ciao!